Di legno. Il legno sa di legno? Mi esce. Di colla. Sa di scarpe. Nuove. Uguale. In mano questo puff, faccio lo spelling e per sederci e possiamo portarlo dove vogliamo. È un ghetto blaster, è tipo un cuscino, ho dentro una radio, lo uso anche come cuscino ma non accendo la radio perché sennò mi stordisce. Mi sento felice e soddisfatta del mio lavoro. Se ci metti dell'impegno è facile. La primissima cosa che si fa è quella di levigare la gomma piuma. Ci hanno dato un pezzo di stoffa, queste dovevamo fare la sagoma. Poi abbiamo messo i chiodi sotto, abbiamo colorato un'altra asse di legno che è questa. Guarda, voilà. Magari la manualità è innata, ma non avevano ancora avuto modo di buttarla fuori. Faccio fatica con le espressioni, però ragazze, come cucio io non cucio nessuno. Esatto, sì. Sono bravo a inchiodare, sono bravo a incollare, ma che bel lavoro. Abbasso lo studio. Ci sono dei bambini molto creativi che hanno un potenziale. Questo progetto non può fare altro che stimolarli e magari ad approcciarsi anche a un lavoro futuro. Più che gli oggetti in sé, la voglia di imparare ad usarli, cioè la voglia di scoprire nuove cose. Io all'inizio mi immagino che era difficilissimo, però col passare del tempo è diventato più facile farlo. Secondo me si portano a casa la scoperta di un nuovo mestiere, un'idea su quello che c'è al di là della scuola. Hanno capito che la manualità non si improvvisa. Cucire è fantastico. A me piace disegnare, infatti voglio diventare un architetto da grande. Mi piacerebbe fare l'artigiana e la cartografa. Volevo fare l'artigiano che insegna il vetro. Però non penso che potrò farli, ci saranno i robot ormai. È molto creativo e ho imparato cose che non sapevo neanche che esistevano. Lavorare con i miei amici è stato divertente. I robot non si divertono. Diciamo che sono soddisfatta. Farne altri 3, 5, cose così.